Ah, ragazzi, buongiorno, bentornati al canale. Come sempre, giù di Muscoglia Vita. Mi sa che oggi è finalmente il momento in cui farò il Q&A personale e quindi risponderò alle domande che mi avevate lasciato sotto lo speciale 1000 iscritti. Ho ricevuto tante domande molto simili e quindi penso che finalmente vi darò una spiegazione di che sto a fare qua in Inghilterra, di qual è stato il mio percorso studio e di che cosa, praticamente per quale motivo sono qua, e vi do un po' più di background su chi sono io, così capite finalmente, magari riuscite a mettermi, riuscite a capire un po' che tipo di persona sono, che studio ho fatto, come ho fatto a stare qua e capite meglio la mia personalità. Inizio subito con le domande che mi avete lasciate, le un po' riassunte e prese insieme, quindi scusate se non dico i nomi esattamente vostri, ma sono sicuro che la vostra domanda sia stata unita a quella di qualcun altro, che magari tipo così facciamo un po' più rapidamente, che non voglio stare qua tutto il giorno e non vi voglio stancare. Allora, prima domanda, Luciano Mangini: bevanda alcolica preferita? Ottima domanda. Devo dire, prima di iniziare col fitness, la birra sicuramente, proprio la birra, devo dire, soprattutto quella artigianale, oppure la birra Weiss, veramente la mia preferita. Ma da quando ho iniziato a prendere più seriamente il fitness, come sapete, la birra, il vino, eccetera eccetera, contengono tante calorie e quindi sono passato ovviamente ai super alcolici. E penso che nei club di solito vado semplicemente con un vodka lemon, di solito quando esco vodka lemon, se non c'è vodka Red Bull Zero, eccetera eccetera. Seconda domanda, di Perla: ciao Giulio, la mia domanda è questa, ce l'hai un fratello gemello maggiore per me? Ahimè no, ho solo una sorella. A parte gli scherzi, il tuo trasferimento lì è temporaneo, la tua famiglia o amici di Roma non ti mancano, non ti stufi ad ascoltare o parlare un'altra lingua, farai il raduno a Roma. Grazie mille per tutte le domande, Perla, per il supporto. Allora, rispondiamo. Allora, vi do un'idea un po' di chi sono io. Praticamente sono venuto in Inghilterra per studiare all'università di Bath. Quindi Bath è una cittadina un po' fuori a Londra, direi un'oretta di treno da Londra, e sono venuto a studiare ingegneria meccanica. La mia scelta è stata semplicemente per il fatto che il corso è molto più strutturato rispetto in Italia. In Italia, ahimè, l'ingegneria soprattutto è molto teorica, mentre in Inghilterra tutti gli studi di ingegneria, tutti i corsi di ingegneria sono molto più pratici, quindi in 2-3 anni non solo studi appunto la teoria, ma hai la possibilità di andare fuori a lavorare per un anno, hai la possibilità di lavorare dentro i laboratori, di fare gli esperimenti, ed è veramente questo che mi ha spinto a venire qui in Inghilterra. Quindi io sto qui in Inghilterra da 3 anni perché ho fatto praticamente i miei studi all'università, e questo è il mio terzo anno dove mi sono trasferito qua a Manchester per fare un anno di esperienza lavorativa, ed è per questo motivo che sto lavorando alla Shell. Nei prossimi 2 anni tornerò appunto a Bath per completare il mio corso di studi e per prendere infine, dopo questi ultimi 2 anni, che quindi da settembre a maggio, fra 2 anni, 2019 penso, saranno altri 2 anni in cui prenderò il Masters in Ingegneria Meccanica. Quindi il mio trasferimento è stato semplicemente, avevo voglia di venire fuori a studiare, soprattutto per il fatto che in Italia non penso ci sia la cultura giusta all'università. Non mi piaceva il fatto di dover studiare in modo teorico l'ingegneria, che alla fine è una disciplina pratica, e quindi sono venuto qui in Inghilterra. Seconda cosa, qui i corsi sono molto più strutturati, c'è la possibilità di parlare con i professori, c'è la possibilità di andare appunto a conoscere gente che lavora già nelle industrie, e quindi è come dire, le opportunità, se sei bravo, sono più facili da trovare, più facili da, diciamo che è più facile per un ragazzo bravo andare avanti. Scusate ragazze, la telecamera ha time out, quindi però praticamente sto qua in Inghilterra solamente per un fatto che sto studiando e ho deciso di fare gli studi universitari al di fuori dell'Italia. La tua famiglia o amici di Roma non ti mancano? Certo, l'Italia ragazzi mi manca un sacco. All'inizio ero tipo, vai, voglio andare ad esplorare un po' l'Inghilterra, scusate per i rumori ma c'erano proprio le linee del treno qua accanto. Quindi la mia famiglia, in realtà in questo momento ho tutti i miei nonni che sono in Italia e loro mi mancano, li vedo magari una o due volte all'anno, quindi per niente tanto. Anche i miei zii, tutto, stanno in Italia. I miei non sono in Italia in questo momento perché si sono trasferiti e stanno a Lussemburgo, mentre mia sorella, anche lei sta studiando fuori all'università di Bath, quindi da quest'anno anche lei ha iniziato all'università di Bath. Gli amici di Roma ovviamente mi mancano, ma il Barça Prep, che succederà fra 2 settimane, lì mi rivedrò con i miei carissimi amici romani e ve li farò conoscere veramente, praticamente siamo cresciuti tutti insieme, liceo, tutto, quindi veramente loro sono i miei amiconi che sì, mi mancano, però sapete, con Skype, WhatsApp, Messenger, eccetera, eccetera, rimaniamo in contatto, abbiamo tutti la nostra vita, però ci sentiamo sempre e comunque.
non ti stufi ad ascoltare o parlare un'altra lingua. Ragazzi, allora, decisamente sì, non so se avete visto uno dei miei primi video, cioè io parlavo italiano perfettamente, o direi romano perché appunto ho abitato a Roma, e praticamente nei primi video non riuscivo nemmeno a parlare italiano. Perché? Perché in questo momento sono qua da 3 anni, sono abituato a parlare in inglese sia per quanto riguarda gli studi, quindi tutti i miei corsi sono in inglese, ma anche al lavoro, soprattutto alla fine quando devi interagire con la gente, interagisco sempre in inglese, quindi sì, è vero, ho alcuni amici italiani con cui parlo, però è vero che piano piano inizi a perdere proprio l'italiano corrente, e meno male, facendo questi video piano piano mi sta tornando. Non mi stufo di parlare inglese perché va bene così, a volte però faccio un po' di fatica che devo pensare in italiano e poi tradurlo in inglese, però diciamo che me la cavo. E soprattutto a voi, se avete intenzione di andare in Inghilterra, vedrete, anche se non parlate perfettamente inglese, una volta che arrivate qua, una volta che lavorate, una volta che iniziate a studiare qua, vedrete che sarà tutto molto più semplice e vivrà più. Vedrete che dopo anche pochi mesi imparerete molto di più che magari se non rimanete nel vostro corso di inglese a scuola. Farò il raduno a Roma, ragazzi, faremo un raduno a Roma, non sono ancora sicuro di quando, ma sicuramente non vedo l'ora di conoscervi tutti, ragazzi. Magari ve lo dirò in anticipo, così riusciamo a organizzare qualcosa per bene. Se non state a Roma, magari possiamo, potete venire, ci possiamo ricongiungere tutti da un lato. Vediamo, dettagli ancora non lo so, ma in futuro decisamente. Lorenzo Radelli, da quanto tempo abiti in Inghilterra? Come ho detto, abito da 3 anni. Pensi di spostarti in altri paesi? Ragazzi, io amo viaggiare. Veramente, adesso forse quest'anno un po' di meno col lavoro che sono stato molto preso, però di solito provo a viaggiare dappertutto. In Europa sono stato in veramente tanti bei paesi, sono stato in Grecia, in Spagna, in Italia, in Inghilterra, sono stato in Islanda, in Irlanda, in Belgio, in Lussemburgo, in Francia, in Germania. Praticamente ho girato tanto, mi piace un sacco viaggiare, e una cosa che voglio fare con questo canale alla fine, anche se in futuro viaggerò, voglio portare con me, voglio farvi esplorare tutto quello che c'è nel mondo. Secondo me, dato che viviamo qua una volta, perché no andare a scoprire il più possibile, andare in giro. Quindi se avrò l'occasione, decisamente mi sposterò in altri paesi, ancora non so, voglio terminare i miei studi in Inghilterra, poi non so cosa farò, se tornerò in Italia oppure andrò a provare un'altra esperienza in qualche altro paese, vedremo dove ci porta il futuro. Alessandro Picciotti, puoi raccontarci il tuo percorso di studi? Penso di averlo fatto. Perché ti sei trasferito? È stato facile cambiare città? Se puoi rispondere a una qualsiasi. Mi e ci credo, ci farebbe piacere sapere un po' di te come persone fuori dalla palestra. Grazie, grazie a te Ale per la domanda. Degli studi ho parlato, è stato facile cambiare città. È stato abbastanza facile dal punto di vista che sono stato a Roma per 15-16 anni e decisamente l'ambiente, guarda, con nulla a togliere a Roma, ma l'ambiente potrebbe diventare un po' soffocante, nel senso che quando siete tra gli italiani pensate che sia solo quello il mondo, poi non appena uscite iniziate a capire come funziona veramente il mondo. Qua stanno tanto, ma tanto più avanti di noi in Italia, ragazzi. Qua, tra startup, tra pagamenti con la carta di credito, i mezzi pubblici, potrebbero sembrare delle cose molto stupide, però stanno molto avanti rispetto a Roma. Se a Roma vuoi aprire un tuo business, chissà quante cose legali devi fare, chissà che persone devi conoscere, in Inghilterra è tutto scritto, tutto più facile, tutto più semplice. E per questo motivo sono contento di aver cambiato città. Soprattutto perché se rimane a Roma, Roma è la mia città preferita, ragazzi. Roma è bellissima, amo Roma. Ma il fatto che ci stanno poche opportunità, soprattutto per gente intelligente che magari ha dei programmi futuri, ha delle ambizioni, Roma è un po' soffocante. E Roma è una città, è la capitale italiana. Cioè tutti gli altri paesi, magari voi che mi state seguendo, dai paesini più piccoli di Roma, sarà ancora più soffocante. Non c'è l'idea, ah guarda, esci, studi, sei ambizioso, vuoi costruire qualcosa. Non c'è proprio l'idea. E soprattutto, anche se invece volete aprire una startup di qualsiasi cosa, oppure i pagamenti, cioè in Italia, almeno da quello che mi ricordo io, non puoi pagare il giornale con la carta di credito, non puoi pagare il caffè con la carta di credito. Qua ragazzi, ormai io pago tutto con la carta di credito, non ho mai gli spicci appresso, e non dico che è meglio così, però è sinceramente è completamente un'altra atmosfera, perché qua sembra tutto più avanzato, si stanno spingendo. E quello che mi piacerebbe fare è veramente far capire che anche noi italiani siamo molto
intelligenti. L'Italia sta un po' indietro da questo punto di vista, ma non appena ci mettiamo per bene, non appena proviamo a cambiare qualcosa nel paese, sarà un super paese perché noi tutti siamo molto intelligenti e sono sicuro che riusciremo ad andare avanti. Simone Greco, mi associo alle già presenti domande sul percorso di studi e di trasferimento in Inghilterra, ma ti chiedo anche quando hai iniziato il tuo percorso in palestra e che corporatura avevi prima di iniziare. Complimenti, continua così. Grazie Simo. Allora, corporatura prima di iniziare la palestra, pensate, ero 52 kg per 1,52, quindi la mia nutrizionista al tempo mi aveva detto sei un botolino, sei un quadrato. Questo mi ha completamente scioccato e per questo motivo penso sia stata veramente la miccia che ha acceso appunto il mio desiderio di trasformare il mio corpo. Sono sempre stato insicuro del mio fisico, avevo paura a togliermi la maglietta in piscina eccetera, quindi ho deciso basta, ora mi concentro sul fitness, è una cosa personale, mi dà più soddisfazione, motivazione e niente. Quindi no, avevo un fisico, ero abbastanza cicciottino da piccolo, poi sono dimagrito abbastanza tanto e adesso eccomi qua. Farò un video completo sulla mia trasformazione, se non l'ho già fatto riuscire lo farò molto fra pochissimo e vi farò veramente capire tutto, da che punto sono partito. Ero un cicciottino, sono passato ad essere veramente magrissimo con una dieta terribile e in questo momento sto imparando, quindi ho trasformato il mio fisico ed è per questo che penso di potervi aiutare anche voi, è per questo che ho iniziato il canale. Jacopo, ci parli bene del tuo lavoro, di cosa ti occupi esattamente, come mai la scelta di vivere all'estero, come si sta a Manchester? Ottima domanda Jacopo, ottime domande, grazie mille. Allora, a Manchester devo dire mi piace tantissimo, in Inghilterra ho vissuto quindi a Bath e qui a Manchester per un anno. Devo dire che Manchester è un'ottima combinazione tra la città grande ma non è così enorme come Londra. A Londra è molto dispersiva, se hai gli amici dall'altra parte di Londra o non li vedi o devi prendere il tube, alla fine ti viene a costare tanto, anche se vuoi fare le serate, costa tantissimo. Bath, l'opposto, molto molto piccola, una città studentesca, tantissimi studenti, però alla fine c'è sempre le stesse cose, fai sempre le stesse cose, sempre gli stessi bar, sempre le stesse discoteche, alla fine può diventare anche quello un po' opprimente come ambiente. Manchester, ottimo, il centro, più o meno me lo cammino tutto, 20-30 minuti per trascorrere tutto il centro a piedi. Ci stanno una marea di discoteche, di piccoli bar, molto molto carini, ci sono diverse zone della città. Alla fine io pensavo fosse una città super industriale, invece sono diverse zone, quindi sì, c'è la zona magari industriale, ma c'è anche il centro finanziario in cui magari i club sono un po' più carini, ci sta un altro centro che sono i bar studenteschi dove veramente vedete il devasto la sera e ci sta un'altra zona che si chiama il Northern Quarter, che è praticamente dove vanno un po' gli alternativi, quindi dei bar molto molto carini dove potete incontrare gente un po' più alternativa. E la cosa pazzesca qua a Manchester è che sono tutti tranquillissimi, nessuno ti giudica, ti puoi vestire come cavolo ti pare, puoi vestirti da maschio, da donna, di quello che vuoi e nessuno ti dice niente, ed è questo che apprezzo veramente della città. Grandezza, spirito, la gente mi piace tantissimo. È vero, abbiamo un problema magari con ci sono tanti barboni per le strade, ma anche loro gentilissimi veramente. Quando era successo l'attacco sono stati i primi ad andare in soccorso dei bambini, quindi ragazzi è una città che mi piace tantissimo e che penso che anche solo se sto qua solo da un anno a lavorare però rimarrà sempre nel mio cuore. Praticamente quindi quest'anno sono venuto qui a lavorare alla Shell, che hanno un ufficio vicino all'aeroporto qua a Manchester, è praticamente il centro di ricerca o uno dei centri di ricerca della Shell. Avevano l'ufficio qua a Manchester e il laboratorio a Thornton, che è praticamente mezz'ora di macchina dal nostro ufficio. Purtroppo hanno chiuso Thornton, mi sembra l'anno scorso, hanno trasferito tutti qua a Manchester e adesso praticamente è solamente un ufficio in cui facciamo sia data analysis, che prima di fare tutti gli esperimenti al laboratorio, che adesso si è trasferito in Germania ad Amburgo, prima di fare tutti gli esperimenti siamo noi che dobbiamo vedere le varie tecniche innovative che possiamo incorporare, vedere le nuove miscele, le nuove molecole che vogliamo testare, i nuovi benefici che vogliamo vedere, e praticamente facciamo tutto l'esperimento in ufficio, quindi tutta la scheda con i vari esperimenti, con refuel patterns e queste cose qua, poi la mandiamo ad Amburgo dove abbiamo il laboratorio e dove fanno gli esperimenti in sé. Questi dopo ci mandano i risultati a noi e noi riprendiamo col data analysis, quindi loro ci danno i risultati del nostro esperimento e noi iniziamo a fare l'analisi. Quindi questo è quello che faccio a Manchester. Io faccio parte sia di un gruppo che si occupa appunto del diesel, quindi delle miscele di benzina diesel,
parlo, faccio parte di un gruppo che si occupa appunto di fare gli esperimenti col diesel, quindi proviamo diverse miscele di diesel appunto per migliorare l'efficienza sia del motore che appunto della miscela in sé. E l'altro gruppo invece sono nella parte innovazione, quindi mi occupo di tutto quello che ha a che vedere con le macchine elettriche, le charging stations, quindi i centri o le stazioni per ricarica di batterie, eccetera eccetera. Quindi siamo ancora ai primi passi, perché come sapete la Shell è una compagnia petrolifera, però vuole piano piano spostarsi, vuole provare a incorporare nel proprio portfolio anche appunto queste energie rinnovabili, o comunque provare a diminuire la nostra impronta di carbonio. E quindi per questo è il secondo gruppo. Questa era l'ultima domanda, ragazzi, quindi mi sa che finisco qua il Q&A, che tanto è stato abbastanza lungo. Quindi per darvi un'idea, finalizziamo tutto: ho 21 anni, sono cresciuto un sacco a Roma, ho vissuto 16 anni a Roma per poi trasferirmi in Inghilterra, in cui ho fatto i miei studi. Motivo principale: studi molto strutturati, quindi è un corso che ti permette sia di fare la teoria ma anche di applicarla in pratica, quindi già nei primi anni ti ficcano in un laboratorio a fare tutti i tuoi esperimenti, hai la possibilità appunto di lavorare fuori con certe compagnie abbastanza enormi. Questa qui che ho fatto io, ragazzi, quest'anno ho 21 anni, già lavoro per una compagnia così, è veramente non penso, diciamo, ecco, non penso che avrei avuto l'opportunità se fossi rimasto in Inghilterra. Allo stesso tempo, sì, sono qui da 3 anni, mi manca l'Italia, quindi sicuramente mi rivedrete a una certa anche in Italia. Se siete ancora qui, ragazzi, che mi state guardando, non so che cosa dirvi, non so come ringraziarvi, quindi grazie, grazie mille di tutto il vostro supporto. In futuro vorrei veramente, sto provando a fare queste appunto magliette e pantaloncini, quindi se state ancora qui guardando, veramente mi significherebbe un sacco se mi fate sapere se volete le magliette oppure no, che veramente è un investimento iniziale, ma voglio inviarveli, voglio darvi l'opportunità di rep il nostro Muscoli a Vita, che voglio veramente lasciare un'impronta su questa industria fitness italiana. E praticamente niente, se mi volete aiutare, ragazzi, io vi ringrazio veramente, ognuno di voi. Se siamo qua e grazie al vostro supporto questo canale crescerà, e vedrete che continuerà a crescere se mi continuate a supportare. Detto questo, ragazzi, non vi dimenticate di buttarci un like, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, commentate, lasciatemi un commento per farmi sapere che siete arrivati fino in fondo. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ragazzi.